nuova recensione oggi su un'azienda nata recentemente, diciamo nel 2004. L'azienda si chiama Tinte Cosmetics, è un'azienda americana con la quale ho avuto il piacere di poter collaborare e mi ha inviato alcuni prodotti da testare. Partiamo subito dicendo che l'azienda appunto è nata nel 2004 in America, penso, sì, sicuramente, da Stacey Reid. È un'azienda alquanto particolare perché produce prodotti sì per la bellezza, quindi cosmetici, quindi rossetti, ombretti, palette, tutto quel che concerne, diciamo, il make-up, ma produce, diciamo, la particolarità di questo brand sta nel packaging dei prodotti, molto vintage, molto alla Marilyn Monroe. Vi faccio vedere, innanzitutto prima di parlarvi dei prodotti, vi faccio vedere il dépliant che mi è stato inviato, la brochure, con dentro tutti i prodotti. Ve la voglio far vedere perché comunque elenca tutti i prodotti che loro vendono. Me la voglio far vedere appunto perché all'interno ci sono tutti i prodotti e vi posso far vedere meglio il packaging di ognuno. Questi sono i gloss. Continuiamo con, guardate che sono proprio carinissimi questi gloss all'interno di queste scatolette, molto retro. Poi continuano con gli ombretti. Poi ci sono le palette, molto molto carine. Poi ad ogni colore corrisponde una palette. Ogni colore, diciamo, di viso, quindi di carnagione, di colori mora, bionda, rossa. E poi troviamo i cofanetti, gli smalti. E niente, per concludere, ci sono per esempio i cofanetti con tutti i loro prodotti, i cofanetti regalo. Dunque, i prodotti che mi sono stati inviati sono 5. Sono due gloss contenuti in queste splendide confezioni che mi ricordano, diciamo, dei sigari. Quando li ho visti ho detto: ma sono dei sigari, invece no, ovviamente. E due ombretti e un pennello, ma andiamo per gradi. Parliamo dei gloss. Queste sono le loro confezioni che vanno aperte e all'interno troviamo il gloss vero e proprio. Questa è una colorazione rosa malva e si chiama Double Bubble. Si apre così e la profumazione sa proprio di Big Bubble. Lo faccio vedere swatchato. È un rosa molto tenue. Mi ricorda un po' Snob di MAC. Come potete vedere, è molto chiaro. Ideale, diciamo, per un make-up sobrio da giorno. All'interno ci sono dei micro glitter, è molto lucido ovviamente, si chiama Tinted Flowered Lip Shine. E continuiamo con un altro, questo si chiama Pepper on the Rocks, si apre sempre allo stesso modo, e questo invece è una sorta di burgundy. Anch'esso fa profumo, questo fa profumo di ciliegia. E questa è la colorazione. Sono molto carini. Come voi sapete, io non amo tantissimo i gloss, però devo dire che in estate, quando vado molto di fretta e non ho tempo proprio per agghindarmi, quindi indosso semplicemente un gloss, un po' di mascara, un po' di blush e via verso l'infinito ed oltre. Quindi questi qui sono i gloss che mi sono stati inviati. Ricapitolando, Double Bubble e Pepper on the Rock. Sono molto carini, durano all'incirca 3-4 ore sulle labbra, ma ovviamente come sapete i gloss non durano tantissimo. L'unica pecca è che sono un po' appiccicosini, quindi quando li andate a stendere vi si appiccicano le labbra fra di loro, però ovviamente i gloss la maggior parte fanno questo effetto. Mi piacciono anche se non ne vado matta.
Il vero top della collezione, secondo me, di Tinte Cosmetics sono gli ombretti, ovvero la colorazione Bronze Glow e Rose Petals, ma vediamoli per l'appunto nel dettaglio. Questo è Bronze Glow, è appunto un bronzato, un color bronzo. Luminosissimo, davvero stupendo. Questo già da solo illumina tantissimo lo sguardo. Questo ombretto io l'ho utilizzato nell'ultimo video, nel video della recensione dei prodotti di NEO Cosmetics. L'avevo indosso e devo dire che vi è piaciuto molto. E questi ombretti, che poi sono degli ombretti in polvere libera, e possono essere utilizzati anche come bronzer e possono essere utilizzati anche sulle labbra insieme ad un gloss per completare il look, per utilizzarlo appunto come rossetto. Poi troviamo Rose Petals, questo è molto molto bello, tra l'altro l'ho utilizzato oggi anche per il mio make-up come punto luce, poi ve lo faccio vedere meglio magari in una foto. Questo è Rose Petal, che è favoloso secondo me come colore. È un rosa antico. Si vede? Credo di sì. La particolarità di questi ombretti è la loro luminosità. Davvero io sono esterrefatta, come si suol dire, da questi ombretti. Io se avessi potuto scegliere avrei preso soltanto ombretti, soltanto pigmenti. Poi tra l'altro il packaging è favoloso, guardate, cioè è proprio un bonbon. Nel tappino c'è disegnato un bacio, tra l'altro, e quindi già solo per questo mi piacciono. E poi tutti questi ghirigori, cioè davvero un lavoro alle spalle di questi prodotti davvero fantastico. Come vi ho fatto vedere per l'appunto nella brochure ci sono tutti i loro prodotti, poi vi lascio nell'info box tutti i link e i vari contatti per poter acquistare questi prodotti, li trovate ovunque, su Facebook, su Instagram, su Twitter, ovunque. Ah, alle spalle, diciamo, nel retro della brochure vi volevo far vedere i giornali, le riviste americane dove Tinte Cosmetics ha avuto un articolo. Dove per l'appunto si è parlato di questa azienda. Devo dire che io l'ho trovata quasi per caso e non appena appunto ho visto soltanto il packaging di questi ombretti, di questi prodotti, io me ne sono innamorata. Tra l'altro mi hanno inviato anche un pennello, un doppio pennello nella parte dell'ombretto qua per le labbra. Davvero morbidissimo e poi i pennelli appunto non bastano mai e niente, io sono contentissima, diciamo che il mio voto per questi prodotti è 10 assolutamente per questi ombretti e 6 la sufficienza per questi gloss. Ripeto, sono molto carini, le colorazioni sono bellissime, tra l'altro fanno anche profumo di Big Bubble e Coca-Cola. Com'era, ciliegia. Sono ideali, diciamo, anche per l'estate, per un trucco molto glamour, molto fresco. L'unica cosa è che io non vado molto d'accordo con i gloss, però non, cioè, li utilizzo. Se dovessi preferire un rossetto ad un gloss, ovviamente preferisco un rossetto. E niente, però i prodotti della Tinte Cosmetics sono davvero favolosi. Trovate per l'appunto tutti i loro prodotti sul sito www.tintecosmetics.com. Vi lascio nell'info box per l'appunto tutte le informazioni riguardanti questi prodotti. Io non posso che dirvi di andare a fare un salto sulla loro pagina Facebook per poter vedere tutti gli altri prodotti perché sono in continua evoluzione e ringraziare l'azienda per avermi dato modo di poter provare questi fantastici prodotti, soprattutto gli ombretti. Quindi se doveste fare un acquisto, io come proprio prodotto che non può mancare sono questi ombretti. Tra l'altro ci sono tantissime colorazioni.
Il costo è di 13 dollari. No, aspettate, 15 dollari. 15. 15 dollari, 13 è il pennellino. Vedete quante colorazioni. Poi in base ai vostri colori ci sono le colorazioni. E invece i gloss costano 18 dollari e ci sono 10 colorazioni. Sono molto molto shimmer. Ovviamente, mi sono dimenticata di dirvi che sono tutti i prodotti della Tinte Cosmetics sono senza parabeni e non sono testati sugli animali. Io concludendo con questa chicca, quindi peace and love a tutte, vi mando tantissimi baci e vi ringrazio per il sostegno che mi date tutti i giorni, anche in pagina. Tante volte ci rimango un po' male perché magari non trovo il riscontro che vorrei. Quindi la partecipazione, però mi rendo conto che ultimamente Facebook sta calando molto molto le visualizzazioni, quindi non è colpa vostra. Io che dirvi, vi mando tantissimi baci e vi ringrazio per il sostegno che ogni giorno mi date. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!